siamo con Filippo Magnini a questa prima edizione della Swimming Cup. Cosa ci dici intanto? Una bella manifestazione per Milano in generale, per il nuoto? Ma io sì, dico assolutamente che è una bella cosa, ci voleva per Milano, ci voleva per tutta la regione Lombardia, ma ci voleva proprio per l'Italia, no? Tanti meeting sono andati un po' a morire o a perdersi, invece siamo riusciti ad organizzarlo in pochissimo tempo, l'affluenza è fantastica, comunque lo vedete da soli che posso dire che è la piscina più tecnologica d'Italia sicuramente, ed è bello fare parte di questo progetto, quindi sinceramente sono molto curioso adesso anche di vedere i ragazzi gareggiare e capire anche la velocità di questa vasca, no? Esatto, perché tra l'altro è un periodo abbastanza, diciamo, da sfruttare, no? Un po' prima degli assoluti, un po' un periodo idoneo per una gara. Assolutamente sì, è un periodo appunto ideale per testare la forma fisica in un momento di carico, quindi qualche ragazzo proverà a gareggiare anche ovviamente da stanco, perché qui non è che si gareggia per fare il tempone, però si gareggia per le sensazioni, si gareggia per sentire un po' quella sensazione di gara. Era un peccato avere un buco così grosso, no, in una programmazione, invece grazie alla Swimming Cup siamo riusciti a colmarlo, quindi forse anche per questo l'affluenza così grande, no, di tutti questi ragazzi, molti medagliati olimpici, molti freschi medagliati dai campionati del mondo in vassa corta, quindi è bello ripartire da una gara così importante. È importante anche, come dicevi, per Milano, che è un po' la città che è diventata la tua città, no, adesso? Sì, è diventata la mia città. Comunque ormai sono qua da 4 anni con Giorgia, abbiamo fatto la nostra famiglia qua, tant'è che mia è nata proprio a Milano, quindi Milano è la nostra seconda casa, ma è diventata la nostra casa, quindi è bello, ripeto, aver conosciuto innanzitutto il progetto che c'era dietro questo impianto bellissimo con le persone di Aquamor, quindi sono contento di farne parte e cercherò di portare il mio contributo al nuoto anche attraverso questa gara e questo bellissimo impianto. E adesso hai anche, come dicevamo prima, una laurea, diciamo, a completamento del tuo post carriera natatoria, no? E fa tutto parte un po' dei tasselli. Sì, era, forse non tutti lo sapevano, però stavo portando avanti questo percorso parallelamente al percorso sportivo. Ovviamente nel nuoto sono andato un po' più veloce, nell'università l'ho presa un po' più con calma, però l'importante lì era arrivare in fondo e abbiamo, appunto, mi sono laureato qualche giorno fa e è stata una bella emozione, comunque un traguardo in più. Penso sempre che bisogna prepararsi più strade nella vita, io penso che lo sto facendo bene, è una cosa che mi gratifica. Mia mamma è contentissima e quindi insomma sono felice di aver concluso anche l'università. Un'ultima cosa, questa stagione da ex, va bene, nuotatore, questa stagione avrà mondiali, europei, insomma qual è l'appuntamento che un pochino aspettiamo di più, qual è quello che aspetti di più? Diciamo che sono appuntamenti purtroppo difficili un po' da ragionare, anche perché sono stati ammassati, no, molto vicini, e sappiamo che un atleta comunque ha bisogno di un po' di tempo per una preparazione. È vero, le gare della ISL magari hanno dimostrato che si può gareggiare per lungo tempo ad alto livello, però sono manifestazioni molto diverse, no? Un campionato europeo, un campionato del mondo, purtroppo con tutto quello che sta succedendo nel mondo, il Covid, guerre e quant'altro, non si capisce, non si ha neanche la certezza, penso, no? Della partecipazione in questi grandi eventi, quindi sono tutti punti di domanda che però incrociando le dita e sperando che vada tutto, no, come debba andare, ovviamente penso che un atleta di punta debba puntare ai mondiali e l'europeo lo deve fare con le energie che gli rimangono, senza sminuire un europeo, però devi provare il jackpot, no? E quindi devi voler tutto e devi provare in un mondiale. Io penso che i ragazzi che hanno preso le medaglie a Tokyo si focalizzeranno sul mondiale, cioè prima il mondiale ovviamente, quindi si focalizzeranno col mondiale e poi cercheranno di mantenere la forma e magari anche di migliorarla per l'europeo. Io farei così. Un buon consiglio, insomma, da uno che ne sa qualcosa. Grazie mille, buon lavoro e congratulazioni. Grazie a voi, buon spettacolo. Ciao. Grazie.